che decisioni avete assunto? Che cosa avete deciso? Ma non è che ci fosse niente di particolare da decidere, perché la situazione è assolutamente sotto controllo, cioè la vaccinazione continua ad andare avanti spedita, l'Abruzzo continua ad essere tra le prime regioni in Italia nella campagna vaccinale, sopra la media nazionale, e questo naturalmente ci aiuta a costruire un quadro nel prossimo futuro di ancora maggiore tranquillità, perché ogni giorno vacciniamo circa 10.000 persone e sono 10.000 persone in più che sono sempre più protette, sempre meno esposte al contagio. Oggi noi abbiamo l'incidenza del contagio che è 16 ogni 100.000, il limite per passare in zona gialla è 50, quindi più del triplo della condizione attuale. Rispetto alla scorsa settimana abbiamo fatto esattamente lo stesso numero di contagi, quindi non c'è nessuna crescita verticale. Naturalmente non possiamo escludere che magari anche a causa degli europei, dei grandi, diciamo, festeggiamenti e assembramenti che si sono creati, nei prossimi giorni ci possano essere ulteriori fiammate. Però al momento la gran parte dei contagi sono contagi di ritorno da persone che sono andate all'estero, che non nascono in Abruzzo. La circolazione del virus in Abruzzo è veramente molto molto limitata. E avere l'R-conti più alto in Italia con 1,21, questo è un dato relativo in questo momento? Un dato assolutamente poco significativo. Abbiamo sempre detto che nei piccoli numeri l'R-conti è assolutamente... non ha veramente quasi alcun valore. Per paradosso, un posto in cui magari per 10 settimane si ammala una sola persona, se un giorno se ne ammalano due è l'RT pari a 2, quindi questo, diciamo, non significa assolutamente niente. Il dato vero che dobbiamo sottolineare e continuare a dire è che noi abbiamo l'1% di occupazione posti letto in terapia intensiva e il 2% in area media, quindi siamo praticamente ai minimi termini da quel punto di vista. E il problema del Covid è sempre stato questo, anche quando noi facemmo le zone rosse, lo facemmo in anticipo rispetto alle decisioni del Ministero, lo facemmo sempre tenendo presente questo aspetto, che dobbiamo modulare le eventuali azioni di restrizione sul tema dell'impatto sugli ospedali. Quando il Covid diventa pericoloso, quando colpisce persone fragili, quando queste persone fragili finiscono nelle corsie ospedaliere, impediscono poi ad altri di trovare cure adeguate, perché quando si supera un certo numero si devono chiudere le altre attività perché non c'è altro modo poi di poterli curare. Questo è il tema. Oggi siamo lontanissimi da quella condizione e peraltro la gran parte della popolazione fragile è stata vaccinata per l'80, l'85, il 90% a seconda delle categorie di età e di categorie professionali, quindi da questo punto di vista siamo abbastanza tranquilli. Ciò non toglie che continuiamo il nostro lavoro. Ho raccomandato alle ASL grande attività sul tracciamento, proprio perché i contagi non sono tantissimi, anzi sono un numero molto limitato. Dobbiamo sfruttare questa condizione per spegnere subito i focolai che si creano e evitare che possano propagarsi per qualche distrazione o per qualche lentezza nell'andare a ricercare la catena della trasmissione.